nuovo appuntamento con Non Solo Rosa, la nostra trasmissione dedicata alle donne, dedicata alle storie. Un volto già visto, un nome che forse qualcuno di voi ha già sentito, ma la sua storia raccontata qui a Non Solo Rosa non, lo, non è mai stata raccontata e quindi oggi voglio farvi conoscere Anna Benedetti e vi voglio far raccontare da lei la sua storia e fino a dove questa storia l'ha portata. Intanto un riassunto, chi è Anna Benedetti? In questo momento dovrei dire <ride> che Anna Benedetti. Anna Benedetti mi sembra che in primo luogo adesso è una mamma che è arrivata dopo tante esperienze ad essere mamma. E è anche una persona che lavora, una persona con molta creatività, con tanti progetti, forse <ride> troppi nella testa perché non si spegne mai. E una persona che ha tanto in cuore il desiderio comunque di... Di fare qualcosa per gli altri uh -huh. e anche di così aiutare anche gli altri, magari a. I più giovani. Anche, sì, sì. Ho così una predisposizione mh, per i giovani in particolare, di lavorare con loro, magari anche aiutarli in qualche percorso che loro stanno facendo. Eh, in vari ambiti, ovviamente il mio principale è quello della musica, perché da lì arrivo, eh, sono cantautrice. Dico cantautrice perché il passaggio è da lì, insomma, io, a me piaceva scrivere da quando ero alle medie, per dire, anche fin da piccola ascoltavo musica, ho sempre scritto, quindi il mio passaggio obbligato è da lì. Da lì. La musica, musica diventa il tuo mezzo, la musica è anche il tuo mondo oggi, perché tuo marito è allo stesso tempo come te musicista, quindi in casa sì. si parla di musica? In casa si vive. La musica, nel senso che non è che eh, come uno può immaginare per forza sei dalla mattina alla sera che eh, ascolti insieme la musica, magari i bambini ascoltano insieme, è un po' una cosa che è diventata parte della nostra vita. Quindi vabbè, noi abbiamo due studi di registrazione, lavoriamo per conto di altri, scriviamo. Quindi vabbè, purtroppo uno ce l'abbiamo in casa, quindi <ride> <ride> come, come lo sai la quando, cosa. quando sei in casa, passi dalle cucine, aspetta che ho un'idea, vado di là. <ride> E scrivo, faccio magari un'intuizione, una cosa, a, a volte sono intuizioni anche di progetti che vuoi portare avanti, non soltanto di canzoni. Ma è bello perché secondo me nella vita siano epoche diverse, no? Cioè, parti da. Um, c'è il momento in cui magari hai l'idea del lavoro tuo uh -huh. e poi si evolve nella, nella, nella strada. Coincidere nel, con lo stesso mondo, con tuo marito, è una fatica, è un dono, è una facilitazione, cioè avere un altro, io sto pensando a casa mia, <ride> che parla la mia stessa lingua, che vive il mio stesso ambiente di lavoro, è facile o difficile per te? Allora, non saprei darti una risposta diversa perché comunque non ho vissuto altre situazioni, altre situazioni cioè se non al di fuori della famiglia, quindi... Allora ci sono momenti facili e momenti difficili, ovviamente, come per, come tutti. per te. Come <ride> per Non ti dico che non ci tiriamo i piatti, non ci <ride> che non ci litighiamo, che non. Però siamo nati così: noi ci siamo conosciuti attraverso la musica, ci siamo comunque innamorati scrivendo canzoni. Che bello. il primo tentativo di mandare un provino a Sanremo, eravamo da soli nella scoletta di musica e capito che componevamo e eh, con questo desiderio. Mai di, di fare cose tanto per essere famosi così, non abbiamo mai avuto in cuore questo, ma se io, quando mi chiedevano ma tu cosa vuoi fare? Ma mi piacerebbe raccontare qualcosa di, di bello. Che bella questa ho cosa. avuto dentro questa cosa qua. No? Io vi ho conosciuti con il mondo di Lucy mm -hmm. perché è arrivata la figlia tanto desiderata, tanto attesa. Ha cambiato la vita, cambia la vita di tutti, ha cambiato la vostra vita perché Lucy è stato un dono, un dono grandissimo che ha aperto tantissime finestre. Sì, è, è stato il cambiamento della nostra vita perché dopo tanti anni appunto passati alla ricerca magari di, di una strada nell'ambito sempre appunto del lavoro, della musica, eravamo tanto dentro. Eh, siamo passati dal fare concerti tutte le sere così a, a questa gravidanza, non è che fosse improvvisa come hai detto tu, sono passati tanti anni di matrimonio prima che arrivasse Lucy. E poi questo cambiamento grande, questo incontro devo dire con la nostra fragilità, perché lo scoprire che il primo figlio che aspettavi ha appunto aveva questa diagnosi difficile di due malformazioni genetiche, è stato proprio un incontro con la nostra fragilità, cioè il sogno un po' infranto di questo bambino che... Sul quale riversi tutto, che e tu immagini, tutte le immagini che sogni, che, che avevi immaginato, che avevi, sul quale avevi fantasticato, magari da grande sarà così, sarà cos'è, e poi invece scopri che la strada è diversa. Però devo dire, un incontro con una fragilità nostra nel non sapere inizialmente affrontare questa cosa che era più grande di noi. Era tanto forte, tanto mm. buia quella, quella scelta, anche perché avendo saputo prima della nascita ti trovi davanti a questa terribile scelta di dover portare avanti o essere fermare. tu responsabile della vita di un altro, cosa che eh, insomma, è molto, molto complicata da gestire come situazione. Questo momento di buio in realtà ha tirato fuori da questa fragilità iniziale comunque una grande forza perché io sono sempre stata una persona che faceva fatica a parlare in pubblico per dirti che non faceva tu. fatica a parlare molto timida molto non dico introversa perché sognatrice queste cose qua però non avevo questa così, forza determinazione magari che ho sviluppato poi grazie all'arrivo di Lucy cioè, ha cambiato le nostre vite in tante maniere ha portato gioia, ha portato anche la fatica di superare alcuni momenti, però anche di, ci aiuta a centrarci nelle cose importanti sempre, devo dire, perché in questi giorni è iniziata la scuola, allora lei, adesso ha nove anni Lucy, poi è arrivata anche un'altra bambina, Stella, per cui All la nostra famiglia si è, allargata. è andata avanti. Però sai, ogni giorno ti scontri con delle cose eh, dico sempre nei momenti di fatica dici sempre ma non c'è un momento in cui non devo prendere una decisione? No, mai. <ride> <'è>. No, mai. <ride> Suppongo mai. E Soprattutto quando si hanno figli. Quando hai figli, ma comunque insomma anche per la vita nostra devo dire. E quindi, vabbè, di giorno inizia la scuola, allora cosa farà, che corso farà, se fa qualche... Insomma, è sempre una vita abbastanza complicata. Tu mi chiedevi prima con, con la musica, con le cose, con Gianluca, com'è uh. la vita, eccetera. È una vita molto piena, con l'arrivo delle bambine è ancora piena, però devo dire che la musica è proprio un po' una, un filo conduttore. Un filo conduttore vostro, il vostro punto di partenza e di sì, arrivo sempre. Sì, Che ci dà sempre quella, così, serenità interiore. Oppure anche quello sfogo nei momenti di difficoltà, cioè, Vedi. quando sei stanco, non sai come affrontare determinate cose, come è stato anche durante l'esperienza con Lucy, ti metti lì e scrivi, è un po' come ognuno di noi, no? le valvole certo. di sfogo, per noi è un po' quello. Io avevo conosciuto, dicevo, con Il mondo di Lucy, che era una, mi ricordo, era un meeting invernale, anch'io aspettavo mio figlio. Tra l'altro, che ha la stessa età di Lucy, e mh, ero incinta e mi ha commosso la vostra storia, e, era stato veramente un aprire gli occhi. E, mh, da lì, però, poi c'è stato tutto un cammino velocissimo con tantissime altre iniziative all'interno della diocesi, ma non solo, all'interno un po' portando in giro la vostra storia, la vostra esperienza fatta di luci e ombre come per tutti. Eh, voi avete fatto un, un cambiamento anche o no? Guarda, la, il mondo di Russia ha aperto tante strade. Prima di tutto, ha aperto il nostro cuore nei confronti anche delle persone, perché abbiamo scelto appunto di portare questa testimonianza. Quindi, appunto, fai una scelta, dici: Bene, io metto. Eh, faccio mostro, magari, anche le difficoltà, anche come abbiamo superato e anche la gioia di questa esperienza agli altri, e gli altri, comunque, ti abbracciano e ti, ti danno questa energia di ritorno, di, di serenità e anche di forza per continuare a dire i propri sì di ogni giorno. Quindi, abbiamo aperto una strada, insomma, l'abbiamo percorsa, abbiamo girato tanto. Insomma, abbiamo cercato fin dove si poteva di portare questo messaggio di speranza perché per noi è, è stato così. Un dono proprio di speranza. La speranza, una volta chiedeva a un bambino, perché andiamo anche nelle scuole a, a, raccontare. Eh, a raccontare la storia così, un bambino gli chiedevamo ma che cos'è la speranza? Secondo te chiede un bambino piccolo della primaria e lui ha detto: La speranza è quando è credere che tutto andrà bene. Che bello! È proprio così, credere che tutto andrà bene, eh, ovviamente, poi la fede ti aiuta in questo. Eh e noi abbiamo comunque un'esperienza anche di fede alle spalle che ci accompagna ogni giorno, ecco. Senti, com'è il passaggio a ecco perché canto? <ride> perché poi, appunto, voi avete siete stati capaci, avete avuto anche l'incarico, tra virgolette, non so se si dice così, sì. l'incarico di trasformare un'esperienza diocesana di musica fatta dai gruppi della diocesi in qualche cosa di livello un po' più alto ed è nato ecco perché canta un progetto che non è solo la serata lì per lì, ma è un progetto molto più ampio. Com'è sì. stato il passaggio? Allora, il passaggio per noi è stato prima intanto assumere una cosa che era da anni, in realtà che veniva portata avanti, poi con l'intuizione di Don Nicola Giacomi di dire andiamo avanti in un altro modo. Uh -huh. Allora ha detto magari proviamo a rivolgerci a qualcuno che comunque fa questo mestiere qua e magari può dare una mano a, a, così, a evolvere dirò, sì. appunto a crescere sia i ragazzi che l'evento stesso e da lì è nata un po' l'idea di cambiare già nel 2016. Allora, lì abbiamo fatto la prima esperienza con questo. Avevamo già collaborato con la Diocesi uh -huh. prima, sempre con il meeting in arena, avevamo aiutato i ragazzi con le band a suonare sul palco, eccetera. E è partita un po' da lì la nostra, la nostra collaborazione stretta con il Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani. E dopo, appunto, è andata avanti, soprattutto con questa area, che mi piace chiamare area del centro, che è questo Ecco perché Canto. che esula dal uh, semplice momento, evento, mm. c'è cioè qualcosa di più, lo questo. vedi? Mm. Mm. C'è tanto dietro, c'è un po' il desiderio di intanto così di far conoscere questa Christian Music, perché tanti dicono cos'è questa Christian Music, è la musica liturgica che fa in chiesa, ma sì, magari la fai in versione moderna, invece no, in realtà è proprio un genere della musica e ha tante sfaccettature, ci sono tante possibilità all'interno della Christian Music di tutti i generi, proprio i vari stili. E però dentro la componente principale sono i contenuti e non sono per forza canzoni di preghiera, eccetera. sono comunque canzoni con dentro. positive. Positive, con dentro esperienze positive che ovviamente sono legate alla fede, però non per forza parli solo di Dio. Ecco. Una cosa che mi ha colpito, eh, ci siamo viste quest'estate per lanciare eh, l'edizione di quest'anno dell'Ecco perché canto, era che tu a un certo punto mi hai detto: Guarda, non capisco perché ragazzine anche piccole si trovano a cantare canzoni. In qualsiasi tipo di lingua che non hanno un testo elevato, magari anche parole volgari. Ma perché noi non riusciamo a fare proposte musicali, orecchiabili, moderne, che possano essere utilizzate dai Grest, ma anche utilizzate nell'ascolto nell della musica dei nostri ragazzi? Questa cosa mi aveva molto colpito perché è una meta veramente ardua e difficile, se penso che anche i miei bimbi più piccoli come le tue, eh sì. probabilmente sentono la musica, la scimmiottano, probabilmente quelli che cantano. Però la prendi dagli altri e non ci metti mai il piede, non ci entri mai dentro. Sì. È una proposta bellissima quella che voi fate, se questo è l'obiettivo dell'eco perché canta. Adesso così sembra veramente immenso, detto, cioè effettivamente come obiettivo non è che si pensa proprio di sostituirsi in quel senso, anzi alla musica che c'è, perché Intanto ci vorrebbero altri sì, risorse, certo. talenti e cose. No, però l'idea è proprio quella, intanto, di partire da una cosa semplice, che è quella di cominciare a sensibilizzare, per esempio, che vuol dire far riflettere, magari, che ne so, già gli animatori piuttosto che un insegnante, qualcuno, su che cosa stai ascoltando. Quindi, di cominciare a dare alla musica un peso cioè di dire la musica è solo musica oppure sotto c'è qualcos'altro, le canzoni sono solo canzoni, come diceva il buon vecchio bennato, sono solo canzonette, non è così. La musica ha un peso, se si pensa da dove nasce, anche quando viene composta, io per esempio che scrivo, io ho presente lo stato d'animo che metti dentro una canzone, e mi immagino che per scrivere determinati testi devi avere uno stato d'animo di un certo tipo. Quindi ha un peso, hai capito come nasce una cosa. Quindi, una canzone con un testo come tanti di quelli che vanno adesso, l'unica che mi viene da citare come genere, che proprio per non demonizzare, capito, perché l'idea certo. non è quella, so, tipo la trap music, eh, si sa che è originata da questi appartamenti dove. Tagliavano la droga, hai capito? Quindi, come puoi pensare che da un'origine di quel tipo si possa trasformare in una cosa che poi diventa proprio. Positiva. positiva. Poi nella vita non si sa mai, e poi magari viene fuori un autore che fa quella cosa lì e, e che dentro ci mette un contenuto, non è il momento attuale proprio questo, insomma. Se ti guardi un po' intorno, analizzi un po' i testi, purtroppo tante volte non si parla di cose così elevate. elevate e... diciamo. Non è che neanche per forza dobbiamo. Sempre parlare di cose, si può anche divertirsi, però anche come sempre in modo sano. Cioè, Voi, quest'anno nel vostro contest, perché così l'avete chiamato, Ecco perché canto, avete voluto inserire non solo la musica, ma anche la danza. Sì, danza, più che altro gestualità la chiamiamo un po', però comunque sì, sono coreografie. Abbiamo coinvolto. perché, perché è una cosa che avevamo in cuore, di animare i momenti delle feste. Sì, cioè di prendere proprio questa musica da ballare, che è quella di solito più lasciata a se stessa, cioè nel classico incontro, diciamo, anche per adolescenti, tu trovi un, una bella canzone magari all'inizio, il momento clou con la sua canzone curata, e poi quando è il momento magari in cui ci si diverte la festa... Di tutto e di più. Di tutto e di <ride> più. Eh, ti trovi vari... Un tempo fa abbiamo fatto questo così breve seminario con alcuni coordinatori dei Grest dove raccontavamo appunto questa importanza della musica e abbiamo analizzato il testo tipo di despassito allora uh -huh. io ho chiesto ma quanti Grest hanno utilizzato despassito durante ovviamente eh? tutti, tutti. tutti. e <ride> allora così insieme abbiamo analizzato il testo di questa canzone effettivamente tu pensi a un bambino di 6 7 anni 8 anni cioè non c'entra niente con quella senza andare a voler demonizzare proprio il senso di testi de, voglio dire uno può parlare anche di quello che vuole all'interno delle canzoni, però devi anche saperle contestualizzare. Quindi ti dico, è stato anche divertente, dopo una signora era lì presente e diceva, mamma mia, no, <ride> ci ha capito. Vedi, no, è necessario invece fare della formazione musicale, è necessario e quindi la vostra è una scelta ad hoc. Frequentando questo ambiente, frequentando il mondo della musica, cosa ti, che idea ti sei fatta dei ragazzi? che vengono all'Ecco perché canto o che girano attorno a questa manifestazione. Ma è, è una cosa ancora un po' in divenire, devo dire, perché appunto, come ti dico, so, è poco tempo che abbiamo preso in mano questa, questa situazione per cui eh, non c'è ancora un terreno così formato, cioè siamo un po' all'inizio eh, di e questa esperienza. I ragazzi stanno ancora facendo un po' l'esperienza di accostarsi magari a questo percorso nuovo. Proprio stamattina parlavo con uno dei partecipanti che mi diceva "Ma sai, pensavo di arrivare alle Coperche canto che fosse come gli altri anni, che noi venivamo, venivamo lì e suonavamo e poi andavamo a casa a fine". E si sono trovati ovviamente una cosa un po' diversa, un po' più costruita con dei dettagli delle cose, ma anche con un percorso comunque che io Ritengo è stato molto bello, poi quella sera non c'è stato modo di, magari di approfondire, perché la serata è stata anche bella ricca, anche lunga, però mi sarebbe piaciuto molto dire che ogni tassello delle, di tutto il percorso è stato proprio bello, ho vissuto con loro, io ho ascoltato tanti ragazzi, abbiamo proprio condiviso le storie che poi in realtà non sono neanche magari potute emergere completamente perché ovviamente alcune cose non le puoi proprio dire completamente in pubblico magari in un contesto del genere però ti assicuro che dietro c'erano storie da, che insomma valevano la pena di essere ascoltate anche molto profonde, molto forti per cui insomma c'è un percorso e ci cioè stiamo ancora solo... camminando, ecco. Ecco, ci stiamo ancora camminando, non so ancora dirti come si evolverà e che realtà si Anche costruirà. perché si evolve con le persone che incontrate, probabilmente sì. si evolve sì. con la situazione che si va creando di volta in volta, però è un piccolo gruppo che sta diventando un gruppo molto nutrito. Voi avete seguito questi ragazzi che abbiamo poi visto al Teatro Romano uno per uno, cioè avete sì. fatto un lavoro anche dal punto di vista musicale ma anche dal punto di vista umano molto, molto continuato durante tutta l'estate, giusto? Eh, sì, è stata un'estate molto corta questa qua perché devo <ride> dire che da quando ci hanno dato l'ok okay del Teatro Romano perché c'è stata questa collaborazione un po' improvvisa, eh, nel senso che con Gian Battista della Città della Musica, ci conoscevamo già da tempo, però la proposta di dire vi va di animare una serata solo voi è nata alla fine di aprile, la conferma ce l'avevamo a maggio, quindi maggio, giugno, luglio, agosto, agosto inesistente, no. ferie, <ride> quindi sono stato molto breve, sì però... Ti dico, io avevo principalmente la parte di eh, lavorare con i ragazzi per quanto riguarda un percorso sui testi, mm. e sulla, sulla parte diciamo del canto. E Gianluca aveva l'aspetto musicale, musicale, quindi, seguiva tutti i musicisti, ha creato tutti gli arrangiamenti. Quest'anno abbiamo deciso di costruirli. Infatti le canzoni sono arrivate piano e voce, chitarra e voce, sì. per avere un po' un'amalgama generale, un po' più uniforme, ecco, perché altrimenti arrivavano delle cose troppo diverse, diverse una dall'altra, ecco. Per cui poi dopo Andrea Zanovelli ha fatto tutta la parte dell'aspetto tecnico, insomma ognuno della, questa qua sarebbe la commissione che ha lavorato dietro, poi tutto il centro ovviamente che... Ecco, questi qua sono tanti passaggi, io ho seguito tutti i testi, quindi incontravo le persone, le mettevo lì, eh, mi facevo raccontare la loro esperienza e per ogni immaginati frase della canzone tiravamo fuori l'immagine che la, la persona aveva vissuto nella propria esperienza e... Quindi si può dire che tu, tutti gli ospiti sono, stati, sono diventati amici tuoi, comunque persone molto vicine sì, a te. Sì. E adesso, finito l'Ecco perché canto 2018, che cosa fa l'Anna? Lanna! Sì. Allora, adesso sono un po' mamma, perché ovviamente inizio scuola, come ti dicevo, e sto facendo questo. Poi in realtà, come ti ho detto, non mi spengo mai, purtroppo, come dice Gianluca, dovrei ogni tanto sì. chiudere l'interruttore, però siamo già in, abbiamo già in mente altre cose, cioè, non posso anticipare, non però c'è ci ci un'altra idea di un altro evento e poi comunque il teatro romano sarà ancora l'anno prossimo, c'è un appuntamento che è rimasto. Fisso, fisso. Che oramai diventerà una tradizione sì. per, per tutti noi. Allora intanto grazie. Il tempo è finito, i 20 minuti sono volati, li abbiamo ampiamente superati. Intanto Anna grazie mille, grazie per l'Eco Perché Canto che abbiamo seguito e grazie perché hai condiviso con noi una storia difficile forse da, 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 da raccontare, soprattutto quella che riguarda tua figlia, ma io rimango sempre dell'idea che è una storia bellissima da sentire, che rincuora tanto. Grazie. Grazie anche a tutti voi per essere stati in nostra compagnia, noi ci vediamo come sempre la settimana prossima.